è aperta con una esibizione di Chi Marcello, chitarrista degli Europe, accompagnato da Nazareno Zacconi, la settima edizione di Rock, mostra dedicata al genere musicale dal 2 al 30 settembre in programma al Palazzo delle Arti di Napoli. Grande protagonista Elvis Presley, a 40 anni dalla sua morte, ma spazio al punk, altro quarantennale, ai Bee Gees, a Michael Jackson e a David Bowie. Ascoltiamo gli ideatori Carmine Aimone e Michelangelo Iossa. Raccontiamo la storia della musica popolare contemporanea del rock attraverso cosa? Attraverso dei grandi anniversari. Dietro di me, come potete vedere ed ammirare, ci sono dei cimeli dedicati al grande Elvis Presley a 40 anni dalla morte. C'è la sua camicia militare, lui andò in Germania a fare il militare dal 58 al 60, c'è la stella di sceriffo che gli fu consegnata da Nixon della contea del Tennessee. Per estensione tante altre musiche popolari, che è il punk. Il punk diciamo esploso nel suo primo germe forse nella scena newyorkese attorno ai Ramones, però in effetti la grande esplosione mondiale del punk si deve al fenomeno dei Sex Pistols e dei Clash in Inghilterra. Noi celebriamo il punk a 40 anni dal 77, che è quell'anno chiave per la scena punk, e lo facciamo con un'esposizione di Ricky Adam che si chiama Belfast Punk. Lui è uno dei più grandi fotografi del mondo, tra gli anni 80 e anche i primi anni 90 ha fotografato The Center, uno dei luoghi chiave della scena punk di Belfast, e noi lo abbiamo in esclusiva, presenterà tra l'altro anche il suo libro catalogo. Ad aprire la mostra l'assessore alla cultura del comune di Napoli, Nino Daniele. Quest'anno c'è una focalizzazione bellissima, una bellissima e splendida mostra su Elvis Presley, soprattutto ricordando il rapporto tra Elvis e Napoli, perché le canzoni tutt'oggi più vendute, i più grandi successi di Elvis sono proprio le canzoni napoletane, Torna a Sorrento e O Sole Mio, che lui ha interpretato in quegli anni e che attraverso di lui hanno riavuto una riattualizzazione veramente mondiale che continua tuttora.